Ciao, bentornati sul mio canale, bentornati nel mio studio e benvenuti ad un nuovo video di natura didattica. Questa volta mi piacerebbe creare continuità con il video pubblicato qualche settimana fa riguardante la tecnica del vibrato e parlarvi della tecnica del bending. In quanto, a parer mio, anche se credo sia un dato piuttosto oggettivo, entrambe le tecniche condividono moltissimo dal punto di vista dell'esecuzione tecnica e quindi proprio dal punto di vista meccanico. L'altra volta, per chi se lo fosse perso, sintetizzo, abbiamo visto, utilizzando uno degli assoli del mio manuale Le tecniche della chitarra solista, di cui come al solito trovate qualsiasi tipo di informazione, link giù in descrizione, quali possono essere le soluzioni, da un punto di vista esecutivo, meccanico della mano per fare il vibrato e quale potrebbe essere, a parer mio, la soluzione preferibile per avere una massima efficienza. La soluzione preferibile, avevamo concluso, potesse essere quella di utilizzare la rotazione dell'intero braccio per muovere la corda dal suo asse, quindi sostanzialmente tirarla. Quindi non sto usando solo il dito, non sto usando soltanto la mano, sto usando l'intero braccio perché la mano è ferma, crea un sistema solidale fra dita, mano, polso e il resto del braccio. In realtà sto girando l'intero braccio, cioè l'avambraccio mosso chiaramente dall'intero braccio. Questo è il modo più efficiente di sviluppare questa tecnica ed è in assoluto la maniera più efficiente di effettuare una trazione sulla corda, perché questo è il punto. Io voglio spostare l'intonazione della corda verso l'alto tirandola. Così come faccio quando accordo tirando con le meccaniche, per esempio. Il principio è lo stesso, solo che nel vibrato io voglio farlo di poco, voglio stonare, passatemi il termine, la corda di poco, voglio farlo in maniera regolare, tornando sempre alla nota giusta, regolarmente appunto, e poi lo voglio fare regolarmente anche sul ritmo. Questa cosa però non vuol dire che io non possa utilizzare questo principio anche per poter suonare una nota che potrei chiaramente suonare usando il tasto preposto per quella nota, ma tirando la corda diteggiandola nei tasti precedenti alla nota in oggetto. Facciamo un esempio che, come al solito, è sempre più facile da comprendere. Quindi, immaginiamo di voler suonare questo do. Ora, se io tiro la corda verso l'alto, in questo caso lo farò, mettendomi a diteggiare col dito in un tasto prima, quello che stavo suonando, quindi stavo facendo il Do nel tasto 13 della corda 2. Adesso mi metto, in questo caso utilizzerò più di un dito, lo vediamo dopo perché, nel tasto 12, quindi è un Si, cercherò di trovare la stessa nota tirandola. Quindi questa è la nota che devo raggiungere. Vado dietro. Eccola qui. Adesso la vibro un po' per essere un pochino più corretto. Troppo, troppo poco. Ok? Quindi io sto utilizzando questo principio appunto di trazione della corda, di strofinamento della corda sul tasto verso l'alto, verso il basso, vedetela come volete, per raggiungere una nota dai tasti precedenti. Chiaramente posso farlo solo dai tasti precedenti perché quando tiro una corda posso solo andare verso l'alto come intonazione, non esiste il bending chiaramente a calare. Posso farlo quindi anche da un tono prima, quindi invece di farlo dal tasto 12 lo faccio dal tasto 11 dove abbiamo Si bemolle. Quindi anche qui vado alla ricerca, l'ho trovata e quindi posso fare la stessa nota da un tono prima. Se uno ce la facesse, può anche fare bending di due toni, due toni e mezzo. Io l'esempio più noto che conosco è sicuramente quello di Another Brick in the Wall di David Gilmour, dove lui a un certo punto fa, siamo in re minore, partendo da questo sol, fa proprio questa melodia. Dove quindi tutto in questa nota qui. Quindi
piedi, ha fatto, raggiungendo da questo sol appunto addirittura questo do. Poi prima raggiunge, fa sol, la, si, do, la, sol, la, quindi fa proprio una melodia intera che sale al massimo di 2,5 toni, tutto con un solo bending, cioè con un solo bending, con il bending su una corda in uno stesso tasto, che è piuttosto complesso. Si può fare quello che si vuole, però il principio è questo: io posso fare una nota non in maniera diretta nel suo tasto, ma tirando su la corda da un tasto precedente. Perché mai dovrei volerlo fare? Banalmente perché così la chitarra piange, come si suol dire, ovvero io attraverso questa tecnica riesco ad avere accesso a tutte quelle frazioni di semitono che la natura di sistema quantizzato che ha la chitarra non mi permetterebbe. Cosa vuol dire sistema quantizzato? Io ho uno strumento in cui i tasti sono posizionati in maniera precisa per permettermi, precisa modo di dire, però abbastanza precisa, per permettermi di ottenere una frequenza ben specifica, sempre a prescindere dal fatto che la corda deve avere il diapason giusto, deve essere intonata e quant'altro. Quindi quando io faccio questo si e questo do, in realtà in mezzo a queste due frequenze, a queste due note, ce ne sarebbero altre alle quali io tecnicamente non avrei accesso, come per esempio non possono farlo i pianisti, no? I pianisti hanno due tasti accordati, non possono muoversi in mezzo. Noi con questo trucco ci muoviamo in mezzo a, fra queste due frequenze e facciamo percepire una transizione più progressiva fra queste due note, andandola poi a modulare in 10.000 modi, che adesso magari lasciamo perdere perché diventerebbe poi troppo vasto il discorso. Questa cosa avvicina moltissimo il suono della chitarra al suono di strumenti come innanzitutto la voce, che hanno appunto accesso a tutte le note che vogliono, purché poi alla fine riescano ad essere intonati, e quindi hanno un'espressività particolarmente forte. Quindi chiaramente questo diventa un carattere particolarmente distintivo della chitarra, soprattutto intesa in termini moderni, no? Chitarra blues, rock, tutto ciò che non è sostanzialmente chitarra classica, anche un po' nel jazz, diciamo che non è particolarmente frequente sentire dei bending, però in generale è una cosa che noi tendiamo a collegare al suono della chitarra elettrica e alla sua espressività. Quindi da un punto di vista meccanico, dicevamo, il bending vuole fare questa cosa, e come lo vorrà fare? Se vuole sempre tirare la corda come voleva fare nel vibrato, utilizzerà gli stessi parametri. Qual è il modo più efficiente di tirare la corda, sia verso l'alto che verso il basso? Ruotare il braccio. Questo non vuol dire che io non possa farlo usando semplicemente la mano o addirittura semplicemente il dito. Se voi riuscite a fare bending soltanto muovendo il dito, siete bravissimi. Nessuno ve lo vieta, va bene così. Il risultato è quello che conta. Il punto è che poi riesco a fare magari bending per 2 minuti di assolo, faccio un esempio, per un concerto di 2 ore, soltanto usando il muscolino di un ditino. Perché il punto non è essere soltanto precisi, voglio controllare quello che sto facendo per canalizzare la mia espressività, non solo eseguire una tecnica. Quindi se io poi voglio... voglio, no, modulare con pieno controllo quello che sto facendo, non posso fare qualcosa che sia effettivamente faticoso. La fatica tendenzialmente non è particolarmente amica dell'espressività di solito. Quindi il mio consiglio è quello di utilizzare, continuare ad utilizzare il movimento di rotazione dell'intero braccio attorno al fulcro che si ottiene appoggiando questa parte di mano, diciamo la base laterale dell'indice sotto il manico, per avere quanta più forza possibile. Non sto qui a rispiegarvi tutto quello che ho rispiegato nella tecnica del vibrato, quando parlavamo della tecnica del vibrato, perché lo potete riguardare in qualsiasi momento. Quindi diamo per assodato che questa è la soluzione migliore. L'unica vera differenza che mi permetto di segnalare è che anche qui ha dei margini di soggettività, quindi io vi dico come quello che faccio io, come la penso. Poi chiaramente
ognuno di noi ha la sua storia, ha le sue comodità. Io tendenzialmente, se posso, e se a meno che il mio cervello non decida di fare qualcosa di diverso, tendo a vibrare verso il basso, perché è semplicemente più comodo. Quindi, se io devo vibrare questa nota, utilizzo il movimento della corda verso il basso, quindi una rotazione, diciamo, antioraria rispetto al fulcro che si forma qui sotto l'indice. Questo perché, chiaramente, ruotare verso il basso mi permette di avere naturale contrasto della mano sotto il manico. Cioè, io spingo di qua, la mano spingerà per contrasto lì, e io non mi staccherò mai da qui, e il principio fondamentale per il funzionamento, corretto funzionamento di una leva, è che il fulcro non si sposti, no? Altrimenti la leva non funziona granché. Quando invece cerco di spingere verso l'alto, vedete qui posso farlo, lo stavo facendo senza pollice, proprio per mostrarvi che in realtà il pollice qui non serve a niente, cioè il punto d'appoggio sta qua dietro. Quando lo faccio verso l'alto, invece, il pollice mi dà una grossissima mano, perché quando giro verso l'alto, come abbiamo visto, tendo a volermi staccare da lì. E una leva, insomma, sì, qualcosa che ruota attorno a un fulcro che non sta fermo, non è particolarmente efficiente. Quindi, chiaramente, voglio rimanere fermo qui. Col pollice spingo lievemente, in maniera tale da non perdere mai aderenza in questo punto, e posso tranquillamente vibrare anche verso l'alto. Però ripeto, siccome sono più comodo, di solito lo faccio così. Però poi succede sempre qualcosa, cioè, di diverso. Mi ritrovo spesso magari a vibrare così, senza rotazione. Dipende da quello che sto facendo in quel momento. Magari non sto usando in quel momento l'impostazione, quella un po' da blues che utilizzo di più, quella col pollice su. Magari sto utilizzando un'impostazione più classica, quindi col pollice dietro, magari perché sto suonando qualcosa di polifonico. Magari poi voglio vibrare senza cambiare impostazione, allora lo faccio semplicemente muovendo verso il basso la mano. Questo per dirvi che anche il bending lo potete fare come volete, potete anche tirare su semplicemente usando la mano. Chi ve lo proibisce? Va benissimo. Se non fate fatica, se siete comodi, fantastico, sono d'accordo con voi. Se però volete sfruttare al massimo la forza che avete nel vostro braccio, la soluzione è chiaramente quella di ruotare, solo che nel caso del vibrato io quasi tutte le corde le posso ruotare verso il basso tranne la prima, perché la prima, se ruoto verso il basso, sono fregato, e quindi quella me la devo smazzare per forza verso l'alto. Con i bending invece diciamo l'equilibrio si inverte. Io di solito nella maggior parte dei casi i bending li faccio sulle prime corde, sui cantini. Questo non perché non si possa fare, ma sulle corde basse, ma statisticamente no, lo faccio più in quell'ambito di estensione delle note, perché sto un po' più in alto, perché le melodie le sviluppo principalmente lì, e quindi tendenzialmente le devo fare tutte verso l'alto. Cioè, la prima corda che riesco a tirare verso il basso in maniera, non so, forse la terza, però sono comunque un po' scomodo, non so perché. Chiaramente le corde gravi invece le tirerò verso il basso, quindi se voglio fare... Per esempio, lo farò verso il basso. Ma il bending, diciamo, quello canonico, quello che utilizzo di più, lo tiro verso l'alto. Quindi qui il pollice, l'apporto del pollice sarà decisivo, perché altrimenti se io perdo il sostegno del fulcro... Magari mi viene lo stesso, ma non sto usando una rotazione, sto facendo questo. A sto punto faccio questo, cioè sto usando la mano con le dita ferme. A sto punto lo faccio direttamente, perché dissipare energia in un tentativo di rotazione che poi non avverrà. Quindi, ricapitoliamo. Il bending condivide con il vibrato la stessa finalità. Voglio tirare la corda verso l'alto, verso il basso. Posso farlo in entrambe le direzioni, tanto il risultato sarà uguale. Una corda non riconosce in che direzione la tiri. Sale di intonazione e basta. E come lo voglio fare dipende da me. Se voglio avere molta energia, creo un movimento di rotazione attorno a questo fulcro. Se la rotazione è verso l'alto, ho bisogno di darmi stabilità col pollice. Se è verso il basso, il pollice non me lo dimentico, ma in realtà non mi serve a niente. La stabilità si crea da sola. Punto. A questo punto, l'altro suggerimento che posso darvi è:
in base a quanto dovete tirare la corda, oppure anche in base a quanto è grossa la corda che dovete tirare, perché chiaramente tirare il micantino in questi tasti, che sono peraltro no più vicini e quindi richiedono un po' meno di tensione per salire ad una nota successiva, rispetto a fare un bending in questi tasti, in queste corde, richiederà chiaramente molta più forza rispetto a fare un bending qui. In base quindi a questo criterio e a magari anche alla posizione e alla diteggiatura che sto utilizzando, posso scegliere con quali e soprattutto quante dita fare il bending. Perché se io utilizzo un dito, utilizzo la forza di un solo dito. Se io per esempio volessi fare bending con l'anulare, userei solo la forza dell'anulare, che non so come il vostro anulare, come sia il vostro anulare, ma il mio non è particolarmente forte. Quindi sicuramente un aiutino da parte di qualcun altro voglio farglielo dare. Solitamente almeno il medio lo associo all'anulare in questo gesto tecnico. L'unica cosa importante è che non consideriate di suonare due tasti consecutivi. L'errore classico che fanno quasi tutti quando gli spiego questa cosa è che dai, adesso fai bending qui, tasto tipo pentatonica di mi minore. Qua hai proprio il bending perfetto, quello classico, quello che ti riporta esattamente al mi. E quindi, magari c'è qualcuno che lo fa con l'indice addirittura, fa un sacco di fatica. Magari lo fai col medio, ce la fai ma fai fatica. Se lo fai solo con l'anulare, ce la fai, eh? Non è che non ce la fai, ma fai fatica. Io faccio fatica. Cioè, e no, cioè comunque i calli, suono da più di 20 anni, cioè, ce l'avrò un po' di forza nelle mani. Quindi se attacco due dita, attacco in che senso? Dal punto di vista proprio, non mi viene, dall'articolazione, cioè le faccio muovere insieme, vedete, così, loro creeranno più presa e più forza. Posso addirittura associarne un terzo. Ci sono alcuni che ne associano un quarto, ci sono alcuni che lo fanno col mignolo, ma in realtà lo fanno con quattro dita. Io non sono uno di questi, però si può fare, ok? Il punto è che non stanno suonando tre tasti diversi. Non ha senso mettere ogni dito nel proprio tasto, perché quando io sto schiacciando qui, quello che succede prima di questo tasto, alla corda non gliene frega niente, assolutamente. Quindi non si tratta, quando vedete i chitarristi fare i bending con più dita, non stanno schiacciando più tasti, stanno solo unendo l'articolazione delle dita, muovendo le dita tutte insieme, arpionandosi, aggrappandosi alla corda con tutti e tre i polpastrelli. Io nel mio caso tendo a usare anche l'indice di un po' di traverso, in modo che riesco a bloccare la corda che poi quando scenderò vorrà suonare, no? Perché se io non lo faccio, poi chiaramente questa corda suonerà da sola. Se io gli metto l'indice di traverso e la tocco, non era questa, era questa che suonava. La terza è bloccata. Chiaramente se poi voglio bloccare tutte le altre, invece devo intervenire col palmo di questa mano. Quindi la corda immediatamente adiacente a quella che sto tirando, vedete, non suona, è questa qui. La sto bloccando con l'indice che è messo di traverso. Le corde che stanno più su invece le sto bloccando col palmo, quindi ottengo questo risultato. Questa cosa vi darà un sacco fastidio la prima volta che lo farete, poi pian piano, perché si tratta veramente di un millimetro. Con un millimetro in più blocco anche la corda che sta facendo il bending, con un millimetro in meno va tutto bene. Come al solito, è solo questione di pratica. Fatto questo, ci siamo, più o meno abbiamo tutti i parametri che ci servono per fare il nostro bending con la massima efficienza possibile. E spendo giusto un paio di minuti per farvi sentire quindi il primo assolo che solitamente propongo ai miei studenti, e per farvi capire più che altro, al di là dell'assolo, su cosa poi bisogna esercitarsi. Una volta che il movimento mi viene, ok, riesco a tirare la corda, riesco a fare questo, riesco a non fare fatica, ma cosa devo fare? Come al solito, come è successo anche per il vibrato, i parametri sono due. Il primo in questo caso è: il bending deve essere intonato, cioè la nota che sto andando a riprodurre deve essere quella giusta. All'inizio non ce la faccio ad orecchio a riconoscerla e quindi devo prima suonarla. Quindi se voglio fare per esempio questo sol, suonando questo fa diesis, se prima
lo suono, ho un riferimento. E poi lo rifaccio per vedere se riesco a fare esattamente la stessa nota. Poi il secondo parametro invece è il tempo, ovvero il bending spesso viene fatto a caso. All'inizio tu vedi che gli altri tirano le corde e tu ti metti lì con la tua pentatonica a tirare a caso, no? Quindi questo su dove tirare, quanto tirare, non mi dilungo perché ci vorrebbe un video a parte. Non è difficile, però chiaramente devo sapere le note della scala che sto andando a suonare e quindi capire verso che nota andrò se tiro quella nota che sto facendo. Quindi se io sto tirando un do, devo sapere se voglio raggiungere do diesis, re, re diesis, mi, altrimenti inevitabilmente sarà un bending verso un obiettivo casuale. Ma questo merita un discorso a parte. Il punto è che devo farlo a tempo. Quello che faccio io, il parametro che do sempre a tutti i miei studenti è queste tecniche d'espressione, il vibrato, il bending, il legato, lo slide, tutto quello che volete, vi fanno fare una melodia che esiste a prescindere dal fatto che voi la facciate o meno con il bending o con qualsiasi altra tecnica. Quella melodia esiste, ha delle note ben precise inserite ritmicamente nel tempo. Se vuoi fare la stessa melodia, devi rispettare le note giuste col ritmo giusto. Se per fare il bending e quindi per esempio per aspettare di raggiungere la nota giusta mi metto a fare cose completamente sconclusionate ritmicamente, semplicemente la tecnica perde di valore. Quindi l'assolo che adesso vi faccio sentire è diviso praticamente in due metà. Nella prima metà vi faccio suonare sempre prima una nota normalmente diteggiata e poi vi faccio fare la stessa nota con un bending che nella maggior parte dei casi è di mezzo tono, solo in un caso di un tono, fatta da un tasto più in basso. Poi questo mi lo prendo facendo bending sulla seconda corda. Semplicissimo, quindi quattro frammenti melodici che hanno la stessa ritmica e che fanno la stessa cosa scendendo lungo la scala di Mi minore. Quindi è solo un esercizio, è solo la, diciamo, come dire, un modo per rendere musicale quello che in realtà dovresti metterti a fare. Come vuoi imparare a fare i bending intonati? Prendi una nota, vai dietro e la fai salire di mezzo tono, di un tono e ti eserciti finché non ti viene intonata. Però se ripeti sempre la stessa nota 10.000 volte, uno, ti si bruciano le dita in un attimo, due, diventa estremamente noioso. Nella seconda parte dell'assolo, invece, faremo una melodia che praticamente senza pause, tutta continuativa, ve la suono senza bending. Questa è la melodia senza bending. Se poi voglio andarla ad abbellire con dei bending, io devo fare in modo che, al di là dell'intonazione, ritmicamente resti uguale. Non deve diventare tutta sconclusionata, deve rimanere uguale. Questi sono tutti ottavi, quindi hanno tutti la stessa durata queste note, tutte la stessa durata queste note, e quindi non sarà. Sarà. Continuando. E poi continuando. Ok? Quindi io direi che adesso vi faccio sentire l'assolo. Ribadisco, questo assolo si chiama Bending 1. Fa parte del manuale Le tecniche della chitarra solista e adesso vado a prendere proprio la base che io fornisco con questo manuale, che sono in realtà basi reperibili tranquillamente su una playlist su YouTube sul mio canale. E ognuno di questi esercizi è corredato sia dalle basi su varie velocità sia dai video che vi mostrano l'esecuzione che sto per mostrarvi, sia veloce che lenta. Quindi vediamo se lo suoniamo decentemente. Magari metto un suono un po' distorto senza esagerare, vediamo. Direi che così va bene. Ok, proviamoci. Thank you.
Questo era a 90 bpm. Dunque, questa era l'esecuzione dell'assolo. Come avete visto, nella prima parte mi sono concentrato. No, era ritmicamente ripetitivo l'assolo, quindi ed è fatto apposta così perché possa essere veloce da apprendere, no? Se io devo mettermi a imparare una cosa molto complessa, poi non mi concentro sulla tecnica, banalmente mi concentro, scusate, spengo il canale distorto che fa rumore, e mi concentro di più sul ricordarmi le note, ricordarmi come sono sul tempo. Questa, una cosa ripetitiva, la memorizzo più facilmente e mi concentro sulla tecnica. La seconda parte invece era più sviluppata ritmicamente. Una cosa che non vi ho spiegato in questo breve parentesi, ma non voglio dilungarmi troppo perché siamo già a più di 25 minuti, 27 minuti di video, mi sembra già, insomma, piuttosto esagerato, il vibrato legato al bending, ma ve lo sintetizzo molto brevemente perché poi ci vorrebbe del tempo per sviluppare anche questo aspetto. Ma il concetto è: sono lo stesso movimento, vibrato e bending sono esattamente lo stesso movimento, quindi io raggiungo il bending, a quel punto con lo stesso movimento faccio un vibrato, cioè continuo, ripeto il movimento, solo che faccio il vibrato sulla corda in tensione. Questa cosa all'inizio è strana e soprattutto richiede forza, motivo per cui tre dita e usare la rotazione vi serve particolarmente, no? Quindi richiede forza, la maggior parte delle persone tendono a fare questo. Il classico gatto in calore. Perché semplicemente non tirano quanto hanno tirato all'inizio, cioè tu devi... è come se rifacessi il bending. Solo che non riscendi tanto, riscendi di una frazione piccolissima di semitono. Ok? E però devi mantenere la tensione, altrimenti poi incominci a vibrare una nota calante rispetto a quella del bending. E si crea questo effetto drammatico, abbastanza tragicomico. Ok, bene, quindi mi ero ripromesso di fare un video lievemente più sintetico di quello del vibrato, che era stato, per carità, penso, spero, molto esaustivo. Siamo arrivati quasi a una mezz'oretta di video, ma credo di aver spiegato in maniera più o meno, appunto, completa quelli che sono i punti principali su cui tendo ad insistere quando spiego questa tecnica ai miei studenti, e soprattutto che sono tratti da anni e anni di considerazioni e di escamotage, appunto, per insegnare questa tecnica a persone che non riescono a farla. Quindi vi lascio con il proposito di vederci il più presto possibile con altri contenuti di questo genere, sperando che, appunto, vi siano utili. Vi ricordo di dare un'occhiata giù in descrizione per trovare link utili a, appunto, agli altri video didattici che ho pubblicato, ai miei manuali, anche banalmente ai video e alle basi dei miei manuali, che possono magari esservi da riferimento, possono magari invogliarvi a esercitarvi anche con gli altri esercizi. E se questo tipo di contenuti le trovate utili, potete supportare il canale iscrivendovi, lasciando un like, e se avete qualche suggerimento su qualche contenuto che vi piacerebbe che analizzassi, lasciatelo pure in un commento in questo video, io con piacere prenderò in considerazione l'eventualità di aiutarvi con un contenuto apposito. E che dirvi, vi aspetto sempre qui alla prossima occasione, non mancate, buona continuazione.